Amici di Calciopoli 24, benvenuti qui da Di Maro. Alle nostre spalle il campo sportivo di Carciato, dove il Napoli sta ultimando la seduta d'allenamento mattutina. Però con me c'è Francesco Parravicini, ex calciatore del Siena, del Palermo, del Treviso. Francesco, innanzitutto ti ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi, per me è un piacere. Sei qui per studiare Maurizio Sarri, perché vuoi diventare allenatore, e allora chi se non un maestro di calcio, come hai potuto appurare stesso tu vedendo gli allenamenti del Napoli? Sì, io ho smesso di giocare, mi piacerebbe fare l'allenatore e diciamo che avevo bisogno di andare a vedere un allenatore. Ho scelto Sarri perché lo reputo l'allenatore più bravo che c'è in Italia, e quindi è già da 3 giorni che sono qua e mi sto rendendo conto anche da vicino che è veramente un maestro. Quale aspetto ti ha colpito di più della gestione del gruppo e dell'allenamento dell'allenatore del Napoli? Ma da questi allenamenti si vede un clima serenissimo, c'è una grande serenità, poi c'è sempre molta intensità, partecipazione da parte dei giocatori, e poi si evidenzia la cura maniacale di Sarri nel particolare, soprattutto nella fase difensiva. Vedi che cura ogni singolo particolare in maniera maniacale. Ne parlavamo fuori onda, quello che un aspetto che colpisce di Sarri è che non fa differenza chi ha davanti, se è un giovane o un titolare, magari proprio l'abnegazione, il senso del lavoro del mister è una delle caratteristiche che lo ha reso uno degli allenatori più stimati al momento in Italia. Sì, è un maestro, cioè anche con questo modo di fare un maestro, perché lui, indipendentemente appunto da chi ha davanti, può avere anche ragazzi di 16 anni e gli insegna come giocatore titolare di 30 anni. Quindi questa qua penso che sia una dote da grande allenatore qual è, e appunto lo fa essere un grande allenatore, appunto. Eppure stranamente l'anno scorso in tanti avevano dei dubbi su di lui, sul fatto che non avesse allenato sempre delle piccole, che non si sarebbe abituato né alla grande piazza né ai grandi calciatori, e ha smentito tutto. No, ha smentito tutto, e penso che uno come Sarri è un po' una pecca di questo mondo, perché che Sarri fosse molto bravo si sapeva già da tanto tempo. Il problema è che in Italia a volte chi decide, chi prende gli allenatori, lo fa non sulla bravura, ma lo fa per altri, li prende per altri motivi, e quindi Sarri, diciamo così, è una risposta, è un grido, diciamo così, ai tanti allenatori bravi che ci sono, che però non vengono presi dalle società perché ragionano su altre cose. Ma Francesco Parravicini come si sarebbe trovato agli ordini di Maurizio Sarri? Ma penso benissimo, perché un giocatore quando va in campo e sa quello che deve fare è il massimo. Poi è un allenatore che predilige l'aggressività e il ritmo, e io appunto ero un giocatore che mi piaceva essere aggressivo, giocare sul ritmo, e quindi mi sarei trovato molto bene, penso. Penso a Napoli e a Parravicini, penso a Napoli-Siena, semifinale di Coppa Italia del 2011-2012, voi vinceste 2-1 la gara d'andata, sì. Perdiste 2-0 al San Paolo. Che ricordo hai di quella serata, anche perché tu eri in campo al San Paolo? Una grande delusione, lo possiamo dire. Ma una grande delusione, però per il Siena quella lì era già un traguardo storico, perché non era mai arrivata nel semifinale di Coppa Italia. Io lo ricordo con grande piacere, perché appunto c'era il San Paolo pieno contro un grande Napoli, quindi sì, abbiamo perso, però è stata un ricordo bellissimo di quella partita. Francesco, cosa ti ha lasciato l'esperienza da calciatore? Tu hai comunque girato tante squadre e hai vissuto tante esperienze. Ma mi ha lasciato, vabbè, a parte che ho guadagnato un po' di soldi, quindi mi ha lasciato un po' a livello economico, mi ha lasciato guadagnato. Poi, vabbè, è stata la mia vita fino all'anno scorso, ho fatto, da quando sono piccolino gioco a pallone, da quando ho 16 anni sono professionista, quindi tutta la mia vita è girato intorno al calcio. Mi ha lasciato, sono cresciuto come uomo, come professionista. Il calcio ti insegna che per raggiungere gli obiettivi devi lavorare ogni giorno, ti devi sacrificare. È infatti una cosa che magari a livello esterno non si sa, che per arrivare a certi livelli devi sognare, però devi sognare, devi lavorare ogni giorno, ti devi sacrificare.
Quindi mi ha insegnato questo, che per raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, devi lavorare tutti i giorni con costanza. 15 anni di carriera, qual è il personaggio più strano, tra virgolette, che hai incontrato nella tua esperienza da calciatore? Ma strani ne ho conosciuti tanti. Adesso provo a pensare a qualche giocatore strano. Beh, fammi pensare. Beh, allenatore, vabbè, ho avuto Corrado Orrico. Orrico era, l'ho avuto a Treviso a 19 anni, era l'allenatore più particolare che ho avuto. Una persona di cultura, ma allo stesso tempo matta, tra virgolette, ma è veramente un grande personaggio, Corrado Orrico. Tu sei stato anche al Palermo, presieduto da Maurizio Zamparini, vulcanico, come abbiamo imparato a conoscerlo, che ricordo hai di lui? Ma come ti dicevo prima, io ho un ricordo positivo perché è un presidente che pretende tanto, però dà tanto, è puntuale nei pagamenti, è un presidente che paga e siccome fa le cose come si deve è uno che pretende tanto. Poi difetta spesso, a volte istintivo nel cambiare gli allenatori, però penso che anche per il mondo degli allenatori il fatto che lui cambi così tanti allenatori è da posto, diciamo che da lavorare a tanti allenatori, quindi a volte benvengono anche questi presidenti che fa lavorare tanti allenatori. Altrettanto vulcanico è Aurelio De Laurentiis, che tu non hai avuto come presidente, però hai imparato a conoscerlo stando nel mondo del calcio. Nei giorni scorsi De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni non troppo positive nei confronti della piazza, ricordando le origini del Napoli. Possono le frasi di un presidente avere anche un contraccolpo sui calciatori, come vengono avvertite magari all'interno dello spogliatoio? Ma io penso che, allora, De Laurentiis a volte c'era queste uscite un po' particolari, però penso che per Napoli, cioè io fossi un tifoso napoletano sarei super super tifoso di De Laurentiis, perché veramente ha preso il Napoli in condizioni difficili, l'ha portato a essere una delle squadre europee più forti e in Italia è il massimo, dei club che ci sono, quindi penso che De Laurentiis sia un orgoglio per i napoletani. A volte sì, ha queste uscite un po' così, però fanno parte del personaggio. Francesco, leggevo un po' le tante squadre in cui hai giocato e ripenso al Treviso del 2005-2006, quello che ha giocato in Serie A. Poi sarà magari un rimpianto quella retrocessione, considerando comunque che nella vostra squadra c'erano tanti calciatori di valore che lo hanno dimostrato poi negli anni successivi. Sì, quell'annata è stata sfortunata perché è brutto dare responsabilità, però la società non ha fatto le cose come si deve. Ha cambiato totalmente la squadra dell'anno precedente, non è stata chiara con gli allenatori, quindi diciamo che è stata... Avevamo una squadra forte, però non gestita come si deve, ed è stato un peccato perché il Treviso poteva essere una favola, tipo il Chievo, perché comunque Treviso è una città ricca, seguita, in cui si sta bene, che c'erano le strutture, quindi poteva essere gestita molto meglio quella stagione lì. Il ricordo più bello della tua carriera è anche l'esperienza che magari dimentichi più volentieri? Ma il ricordo più bello è la salvezza con Ranieri a Parma, perché quella lì è stata una salvezza straordinaria. A gennaio nessuno ci davano già in Serie B, eppure abbiamo fatto una cavalcata straordinaria appunto con mister Ranieri, che lo ricordo con affetto perché è una grande persona, un grande allenatore, e diciamo che quello lì è il ricordo più bello. E il ricordo più amaro invece è l'anno dopo, che siamo, dopo quella straordinaria salvezza, siamo retrocessi con... appunto retrocessi con una squadra che era nettamente più forte dell'anno prima, però era piena di prime donne, non c'era un gruppo affiatato e siamo retrocessi. Quello lì è il ricordo più amaro. Francesco, tu hai giocato al San Paolo sempre da avversario perché non hai vestito la maglia del Napoli. Che ricordo hai dell'atmosfera dello stadio di Fuorigrotta? Ma un ricordo bellissimo. Poi una cosa che io dico spesso a chi mi chiede un po' delle mie esperienze da giocatore è anche tipo il tragitto da andare dall'albergo allo stadio. Sembra di essere a carnevale, perché i ragazzini che escono in strada a salutare il pullman o a insultarlo, però è veramente, venire a giocare a San Paolo è qualcosa di particolarissimo, di bellissimo.
Secondo te perché tanti calciatori rifiutano Napoli? È soltanto una questione economica o è anche l'immagine della città che può avere un influsso sulla volontà del calciatore? Beh, diciamo che nell'immagine della città, che io reputo una delle città più belle proprio in assoluto, perché Napoli è stupenda, però diciamo che gli aspetti negativi di Napoli a livello di immagine possono magari un po' spaventare qualche giocatore nella scelta di venire a giocare a Napoli, spesso anche troppo, comunque ripeto, adesso le cose penso che siano migliorate. E poi vivere a Napoli, cioè, ripeto, Napoli è una delle città più belle che ci siano, quindi io fossi un giocatore, adesso come adesso non ci penserei due volte a venire a giocare a Napoli. Francesco, le ultime due, la prima non posso non fartela su Gonzalo Higuaín, che comunque alle nostre spalle c'è il campo sportivo dove il 25 luglio dovrebbe arrivare il Pipita. Che idea ti sei fatto da esterno, comunque da calciatore, da ex calciatore, sulla situazione di un Higuaín che non vuole rimanere perché, a detta del fratello, il progetto del Napoli non è quello vincente? Secondo te che idea ti sei fatto? E se, ovviamente, a questo punto ti chiedo, secondo te se Higuaín rimarrà oppure no? Se non dovesse rimanere, magari un sostituto? Ma io premetto, secondo me Higuaín è nei primi due o tre attaccanti più forti del mondo, quindi andare a sostituire sarebbe difficilissimo. Però se un giocatore non ha più l'entusiasmo di rimanere e poi ti danno tutti quei soldi, io fossi in Napoli prenderei in seria considerazione di venderlo e investirei quei soldi lì in altri giocatori forti. Parlavo pure appunto ieri, vai a prendere magari un giocatore come Bacca. Poi magari puoi andare a prendere un centrocampista di livello internazionale. Secondo me potrebbe essere quella lì la strada che del Napoli, appunto, se il giocatore non ha voglia di rimanere, a questo punto conviene venderlo, incassare i soldi che ti danno. E poi secondo me comunque il vero fuoriclasse è Sarri, quello che ha fatto anche la differenza l'anno scorso secondo me è stata lui, quindi è un allenatore così e prendendo altri giocatori forti puoi fare soldi tranquilli. Per chiudere, Francesco, il futuro di Parravicini, dove ti vedi? Come e quale sarà il tuo futuro? Adesso stai vedendo Sarri, magari la speranza è quello di magari fare un'esperienza lo stesso agli ordini del mister, sarebbe molto, molto formativa, chissà. Sarebbe un privilegio, perché se uno vuole fare questo allenatore, lavorare in uno staff come Sarri per un periodo ti forma un sacco, perché impari un sacco di cose. Ma io mi piacerebbe appunto fare allenatore, quest'anno mi danno la juniores della Pro Cesso, quindi è già un buon inizio, quindi mi piacerebbe appunto un giorno dire, mi piacerebbe appunto diventare un allenatore vero. So che è molto difficile, però uno ci deve provare, lo insegna Sarri, la storia di Sarri insegna che se uno ci crede ci può arrivare, perché è partito dalla seconda categoria, quindi. Allora in bocca al lupo a Francesco Parravicini, che ringraziamo per essere stato con noi. Amici di Calcio Napoli 24, continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti sul ritiro del Napoli qui da Di Mauro Folgarida.